Nessuna provincia è stata risparmiata dal grande freddo di questo inizio d'anno e a preoccupare soprattutto il rischio di altre gelate che potrebbero colpire colture orticole, agrumeti, alberi da frutta e ulivi. È prematura una stima dei possibili danni, ma l'agricoltura pugliese continua a tremare dopo le calamità del 2018, la crisi ormai endemica del comparto primario, l'emergenza xylella e l'import selvaggio. Le campagne sono innevate, col fiato sospeso il comparto olivicolo. Se le attuali condizioni meteorologiche dovessero persistere, si rischierebbero ulteriori danni alle piante, oltre a quelli già provocati dalle gelate dello scorso anno, che hanno praticamente quasi azzerato la produzione di olive. La CIA, Agricoltori Italiani Puglia, in queste ore sta monitorando la situazione attraverso i propri uffici territoriali. Nei prossimi giorni i tecnici saranno impegnati a verificare l'entità degli eventuali danni che si dovessero riscontrare sulle colture, sulle produzioni e sulle strutture aziendali. E se il gelo dovesse perdurare, dice ancora la CIA, potrebbe arrecare danni agli ortaggi nel Brindisino e infliggere un ulteriore duro colpo al settore agrumicolo nel Tarantino, già afflitto da un pesante crollo dei prezzi all'origine, con intere partite di arance e mandarini rimaste invendute nei campi. Maggiori problemi rischiano di verificarsi nelle masserie della Murgia Tarantina, dove sono presenti diversi allevamenti per l'approvvigionamento delle materie prime e per il ritiro del latte. Grazie.